La pianificazione delle immersioni avanzate. L'immersione avanzata dovrebbe essere svolta da una barca. In tal modo si semplificano al massimo le procedure di discesa e risalita. Appoggiandosi a un diving center, inoltre, si godrà di un'assistenza di superficie migliore. Controllate che siano sempre disponibili le attrezzature essenziali, il kit dei ricambi, gli attrezzi e il kit di primo soccorso. Di questo kit deve fare parte una riserva d'ossigeno fornita dall'istruttore o dal centro immersioni. Dovete programmare l'immersione predisponendo anche i piani di gestione delle emergenze. Per stabilire i limiti dovete utilizzare i parametri più restrittivi fra i vostri e quelli del compagno. Se vi immergete con il computer è necessario definire il limite massimo di profondità, comunque mai superiore a 30 metri, e stabilire il minimo tempo residuo rispetto alla curva di sicurezza, almeno 2-3 minuti. Per sicurezza è meglio disporre di un profondimetro di riserva oppure del pedagno di segnalazione utilizzato nel corso Open Water Diver PSS. Se hai un problema di malfunzionamento del computer, puoi risalire alla profondità di 5 metri e permanervi per 5 minuti o più.